vabbè, la basilica, come prima cosa la basilica, perché tu vedi quella, pum, ti innamori. Anche il solo fatto di andare in un vico nel momento stesso che una signora sta stendendo i panni, cioè per me è la cosa più bella. A Monte Sant'Angelo una cosa molto importante sono i cammini. Durante il cammino passano per la via Francigena, si fermano e cantano. Si guarda la processione, si va in chiesa, si sta insieme, si sta in famiglia. Questa festa si festeggia per San Michele Arcangelo. Vengono le bancarelle, le giostre, le luminarie, la banda. Fuori è strutturato con due archi e due portoni, in cui tu entri e ti ritrovi la scalinata. Tu scendi e arrivi nella grotta di San Michele. Il mio papà mi raccontava sempre che quando i pellegrini arrivavano in questa chiesa avevano sempre delle sensazioni bellissime e in particolare quando hanno scoperto questa chiesa, appena sono entrati hanno trovato un lungo tappeto rosso e una croce. Il vescovo ha detto non c'è bisogno di consacrare questa chiesa perché qui è apparso il Santissimo San Michele. Ti ricordi della fanuia? Certo, la fanuia è una delle tradizioni più belle di Monte Sant'Angelo. La sera del 19 marzo viene costruito un falò che poi la sera viene acceso e tutte le persone ballano e cantano attorno a questo focolare in onore di San Giuseppe, ma soprattutto in onore del papà, perché il 19 marzo è proprio la festa del papà. Secondo me il centro storico è unione. C'è particolarità. Amore, qualsiasi cosa che vedo, ripenso all'amore. Cioè, la semplicità dei gesti delle signore che vanno in chiesa è qualcosa di spettacolare. Potresti girarti da ogni parte, trovi sempre qualcosa che ti colpisce. Anche una scritta. Il belvedere e diciamo la parte esterna, quindi quella che si affaccia verso Manfredonia e le campagne, ecco. Qualsiasi casa, anche diciamo la parte storica delle case che noi chiamiamo Yun, no? Che è proprio la semplicità dei gesti delle persone. È la quotidianità. Un giorno le monache di clausura stavano preparando un altro dolce tipico di Monte Sant'Angelo, le cartellate. Delle mandorle caddero nel miele e per raccoglierle le suore utilizzarono un'ostia consacrata. Quando andarono a raccogliere queste mandorle, vollero assaggiare e si accorsero che l'unione dell'ostia consacrata e delle mandorle che erano cadute nel miele erano una prelibatezza unica. Da come mi aveva raccontato mia nonna, mi ricordo che in pratica appunto c'erano tutte queste donne, filavano la lana e si raccontavano tante storie diverse. Potevano essere anche storie di quotidianità. Esatto, una diversa dall'altra, poteva essere una storia di quotidianità, una storia del loro passato, una leggenda, una qualsiasi storia, però qualcosa che comunque grazie alle loro storie sono state tramandate a noi per segnare il nostro paese, per segnare un qualcosa di davvero. Che mia nonna, fin da quando ero piccolo, mi aveva sempre raccontato la storia della gatta Macigo. E così una notte un signore che si stava ritirando dalla campagna vide un piccolo fuocherello acceso e vide che erano tre donne, le tre gatta Macigo, mentre stavano guastando la schiena a un bambino. E l'unico modo per sconfiggere era del coltello a due lame. E così lui andò là e dite mettete subito a posto sto bambino e riportate dove l'avete preso. Quando la notizia si sparse per tutto il paese, le donne iniziarono a mettere dentro le case tre tipi di oggetti. O il ferro di cavallo, che dovevano vedere quanti passi avrebbe fatto il cavallo,
o una scopa che dovevano contare i fili che era formata la scopa, oppure la rete da marinaio. Mi ricordo quando mio nonno mi prendeva per mano, andavamo al castello. Il castello di Biancalangia, certo, ve lo ricordate? Certo. È stato fatto costruire per Federico II, dove ha rinchiuso la sua bella amata Biancalancia, dove costringeva a farla rimanere lì in quel posto perché era troppo bella. La troppa tristezza e la troppa solitudine, un giorno decise di buttarsi giù dalla Torre dei Giganti e, morendo, si dice che attorno al suo corpo nacquero delle piante viola che riprendivano proprio il colore del suo mantello, che poi quella pianta in realtà nasce solo a Monte Sant'Angelo e proprio nei dintorni del castello. Poi mi ricordo che quando andavo in Foresta Umbra con i miei genitori andavamo dai daini, qui andavamo al laghetto dove girano i girini. Sembra quasi magico, come se vivessi nelle favole, ok? Quindi la nebbia, questo, soprattutto d'inverno, questo luogo che in realtà potrebbe fare paura, ma ti fa pensare proprio alle fiabe, quindi anche toccare proprio il muschio che si è formato. Io mi immergo totalmente, respiro. Penso alla mia vita di quando ero più piccola. Dopo le superiori, oltre, diciamo, all'università, spero di viaggiare, quindi scoprire il mondo. Ogni tanto mi viene in mente di cambiare vita, di rivoluzionare tutto ciò che è. Però poi guardo il panorama, penso a ciò che è stato e voglio rimanere. Cioè, ti devi mettere, devi osservare con cura.